Rimessa in gioco, il primo possesso per la Pisana dopo la conclusione iniziale sul calcio d'inizio. Parte il mancino che sfiora il palo di Zonfrilli e brivido subito per l'estremo difensore della Lazio. Pomposelli, Seferi, Ferri, tacco, gioca bene la Lazio, liberato Capitan Gimelli che mette il cross, la sponda, ancora Ferri, la conclusione attraversa tutta l'area di rigore ed esce addirittura in rimessa laterale del primo tempo. Rimane Thomas Amico vicino alla battuta con Savone che lo supporta. Amico preferisce la soluzione personale, colpisce l'incrocio dei pali addirittura da posizione impossibile. Alla fine brocca Marcheggiani, prendersi Biscossi, palla persa, ancora Seferi, limite dell'area di rigore, può anche coordinarsi ma il tiro è troppo debole e Zonfrilli lo blocca addirittura. Già dall'altra parte la Lazio che ha perso di nuovo il pallone e Seferi si mette in moto verso l'area di rigore dei biancocelesti. Ancora Seferi, il più pericoloso, stavolta sceglie il primo palo. Amico sprinta lasciando sul posto due avversari, largo per Ferri, crea lo spazio la Lazio, c'è anche Amico a rimorchio, fa tutto da solo e si ferma. De Dominicis trova il pertugio, altro palo per la Lazio. Non si ferma però la squadra di Chilelli, ancora Ferri, mancino, Marcheggiani sulla ribattuta, ancora riflesso di Marcheggiani, calcio d'angolo per la Lazio che ora preme. Poi Marino la fa passare Procopio, Celiani, mancino di Celiani, Zonfrilli in due tempi, non corre rischi. Oliva, pallone dentro che taglia tutto il campo e viene appoggiato in rete per il vantaggio della Pisana. Ha segnato Schiumarini, gol dell'1-0. Parte la palla bassa sul primo palo, risponde Zonfrilli che salva il risultato e si rimane 1-0. Lazio, Savone vuole velocizzare le cose, il passaggio però è impreciso per poterlo fare. Prova a rimediare il numero 6, puntando la difesa, scarica ancora fuori, verso De Dominicis, Amico si gira, destro di Amico, deviato e messo in calcio d'angolo da Marcheggiani che deve distendersi. Ferri, di nuovo per Amico, in area di rigore, conclusione rimpallata, Ferri, altro tuffo di Marcheggiani. Ancora esterno del piede verso Romani che non trova nessun compagno. E allora c'è spazio per la Pisana con Seferi. Sale anche Schiumarini a destra. Ancora lento Seferi nel gestire il pallone. Ha comunque la meglio. Ha tre opzioni. Il pallone a destra. Pallone ancora verso Seferi che lo appoggia in rete e manda la Pisana sul 2-0. Gol che piega le gambe alla squadra di Chilelli. Largo per De Dominicis che entra in area, la mette, allontanata, ancora Amico, respinto e ancora un'occasione Seferi all'uno contro uno con Gimelli che non riesce a fermarlo. Seferi, tocco sotto, Zonfrilli non si fa superare, arriva il triplice fischio all'Atletico 2000, vince la Pisana che batte i campioni d'Italia e stacca il passo per le semifinali scudetto, vincendo 2-0 grazie ai gol decisivi di Schiumarini e Seferi.